Mi ero segnato un'altra domanda in cui parlo del distanziamento. In questo periodo di pandemia in cui si parla molto di distanziamento sociale, più di quello fisico. Quindi, a mio avviso, è sbagliato perché si parla di distanziamento fisico, non sociale, penso. Però lo troviamo scritto ovunque, nelle stazioni, in TV, i giornalisti. Quindi, insomma, è un messaggio sbagliato. La domanda mia è: quanto può il digitale avvicinare le persone, recuperare l'una la fiducia nell'altra? Come può il digitale essere utile a questa cosa, a recuperare una fiducia nella reciproca? Ma questo secondo me si può fare, è che non siamo abituati. Allora, si può fare facilmente se uno è già legato. Ad esempio, io con i miei genitori, loro vivono a Roma, io vivo qui da sempre, ormai da tantissimi anni, ci sentiamo ogni domenica e pomeriggio, è mamma e papà, cioè, quindi su Skype ci vediamo, è come stare lì. È facile che, cioè, la relazione che c'è con mamma e papà è talmente stretta che il digitale gioca facile, no? Nel senso, non è che dobbiamo creare un rapporto. No, adesso, per chi ci sta a sentire, con Carlo Falcone è la prima volta che ci vediamo in rete. Però ecco, già questo, la prossima volta che ci vediamo, sappiamo anche, no, chi siamo, riconosciamo il volto, si riconosce anche la voce. Allora, pian pianino si crea anche quel senso di intimità che si può creare. Ora, non esageriamo, perché io ricordo sempre, dei cinque sensi, il digitale ne gestisce due. Il suono e la vista. Gli altri tre non ci sono, quindi chiaramente è una interazione limitata. Non ci possiamo stringere la mano. Adesso non è che noi due usciremo e ci andiamo a prendere un caffè, purtroppo no. Allora, chiaramente facciamo del meglio con, no, una banda, un bandwidth molto più limitata rispetto a tutta l'esperienza umana che si basa su tutta, no, a 360 gradi, l'esperienza di immersione nella sensibilità, tra virgolette, nostra. Però qualcosa si può fare. Allora, senza neanche denigrare troppo, io ho rapporti, ad esempio, con i miei studenti. Spesso, già prima della pandemia, ci vedevamo soltanto su Skype, magari qualcuno stava a un convegno, chi stava viaggiando, tutta roba internazionale, ma poi ti vedi anche nella vita pratica. Allora, per me la soluzione migliore è quella che poi chiamiamo on life, no? Questa parolina un po' magica. Cioè, tutte e due, io non ne posso più di sentire, anche ad esempio la scuola, la didattica, il lavoro, o l'uno o l'altro, a casa o in ufficio, o a scuola o fuori. Tutte e due. La battuta è fragola e limone, tutte e due, perché ci stanno bene tutte e due. Perché quando ci saremo visti a scuola, poi ci vediamo magari, che ne so, un pomeriggio ci vediamo soltanto online, ma poi la mattina dopo ci vediamo anche a scuola o in ufficio. 3 giorni sì e 2 no, a seconda delle necessità, eccetera. Magari arrivo un po' più tardi oppure vengo tanto il pomeriggio perché c'è il digitale, la riunione la facciamo online. Questa flessibilità è il 21° secolo. Su questo io sarei un po' fermo, cioè uscire dalla mentalità del out-out. O sempre o di qua o di là. La mentalità giusta è e sia, come al meglio in questa online, offline, li mettiamo insieme nel on life. Si può fare di nuovo, e aggiungo, come prima, si deve fare. È il futuro. Chi lo farà bene avrà vinto, chi lo farà male resterà indietro. Quindi la storia non farà tanto, tanti sconti. Quindi iniziamo subito a farlo bene. Secondo me si può fare bene.